A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi Giorno di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019. Dunque, il 22 ottobre del 1975, esattamente 44 anni fa, tre agenti della polizia persero la vita in un conflitto a fuoco in un casolare della campagna di Pietrasanta nell'adempimento del loro dovere. Erano il brigadiere Gianni Mussi, l'appuntato Giuseppe Lombardi e l'appuntato Armando Femiano. Gravemente ferito rimase il maresciallo Giovan Battista Crisci, l'unico superstite. Ieri si è svolta la cerimonia commemorativa, prima la messa presso la chiesa di Sant'Antonio di Viareggio e successivo trasferimento a Pietrasanta, in località Montiscendi, dove appunto avvenne la tragedia, per l'omaggio con la deposizione di una corona al cippo dedicato alle vittime. Alla cerimonia, che è stata promossa dalla Questura di Lucca, dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e dalle amministrazioni comunali di Viareggio e Pietrasanta, sono state invitate le autorità provinciali, a cominciare appunto dal questore, e locali di parenti delle vittime. Naturalmente in prima fila c'era anche Giovan Battista Crisci, che in questi anni ha dedicato tanto del suo tempo a ricordo dei suoi sfortunati compagni, non ultimo il prestigioso meeting internazionale di nuoto Mussi Lombardi Femiano. Rimaniamo in zona, è stato firmato questa mattina dal viceprefetto reggente di Lucca Giuseppina Cassone e dall'assessore del comune di Viareggio Maurizio Manzo il protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. L'iniziativa, che si inserisce nel progetto Scuole Sicure 2019-2020, promossa dal Ministero dell'Interno, prevede lo stanziamento di 33.500 euro, grazie ai quali sarà possibile assumere due nuovi agenti di polizia locale a tempo determinato per un periodo di 6 mesi al fine di svolgere servizi di viabilità, ma anche di monitorare l'area circostante il plesso scolastico Pascoli di Viareggio. Costruire sostenibile a Lucense un corso di formazione, ce ne parla Luigi Casentini. Grande successo di iscrizioni per la 7ª edizione del laboratorio del Costruire Sostenibile, il percorso formativo promosso da Lucense con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e ideato per fornire a tecnici, professionisti, aziende e studenti gli strumenti e le nozioni principali per un'edilizia sostenibile, ecologica, ispirata ai principi del modello Abitare Mediterraneo. Un appuntamento che si rinnova di anno in anno, capace di formare e accompagnare dal 2013 a oggi oltre 700 professionisti e imprese. Lucense è coinvolta sul tema dell'edilizia sostenibile da diversi anni e infatti promuove il modello Abitare Mediterraneo che è stato sviluppato insieme alla Regione Toscana. È infatti sede della piattaforma Abitare Mediterraneo che promuove la competitività delle imprese proprio su questo tema. L'obiettivo del laboratorio del Costruire Sostenibile è quello di accompagnare aziende e tecnici nell'aggiornamento delle proprie competenze verso la realizzazione e ristrutturazione di edifici con un basso impatto ambientale ed elevate prestazioni energetiche, che garantiscano un elevato comfort abitativo. Dopo il successo della prima lezione, il corso proseguirà il 28 e 29 novembre. Ci spostiamo a Barga, a pochi giorni dal drammatico e tragico incidente che è costato la vita al 18enne Francesco Tontini. Barga si è mobilitata per una raccolta di fondi. Luca Galeotti. Un bel gesto quello dei ragazzi, degli amici di Francesco, quelli che domenica lo hanno accompagnato con i motorini all'ultima dimora. Hanno raccolto in questi giorni 3.100 euro che hanno voluto portare alla misericordia di Barghigiano, un luogo molto conosciuto da Francesco, che qui frequentava e lavorava, se la dava una mano, faceva il volontario insieme alla mamma che invece è la dipendente. Allora, l'iniziativa è nata grazie a noi e poi tutti gli altri nostri amici che hanno contribuito per consegnare soldi per Francesco. Innanzitutto è iniziata qua a Barga, poi altre scuole si sono aggiunte, tipo Lucca, Borgo, Castelnuovo, e siamo riusciti a ricavare una grande cifra per Francesco. È stato un gran gesto. Domenica eravate presenti al funerale con le vostre moto, avete fatto anche lì la raccolta? Sì, gran parte dei soldi sono stati recuperati per l'appunto al funerale e è stata anche una grande bella cosa tutto quello che abbiamo fatto con le moto, è stata un'idea e pensavamo fosse una cosa bella.
La cifra, ma anche altre iniziative private di questi giorni, saranno il punto di partenza per acquistare un nuovo mezzo, una nuova ambulanza per le emergenze della Misericordia del Barchigiano. Noi abbiamo avuto da questi ragazzi un gesto bellissimo e da tante altre persone che stanno venendo qui a portare offerte. Anche ragazzi di Piano di Coreglia so che si sono organizzati per questo. E noi avevamo bisogno di un nuovo mezzo e abbiamo deciso di acquistare un'ambulanza di tipo A, quindi emergenza, dove confluiranno tutti i fondi che verranno raccolti in nome di Francesco, e questo nuovo mezzo sarà dedicato a lui. E anche la società del Barga Calcio sta pianificando l'organizzazione di una partita di beneficenza da giocarsi al Johnny Moscardini di Barga nel periodo di dicembre, quando i campionati saranno fermi, tra una rappresentativa di ragazzi del 2001 che hanno giocato insieme a Francesco Tontini, guidati da tutti gli allenatori e gli istruttori che hanno avuto il piacere di allenare lo stesso Francesco, e una rappresentativa delle misericordie del territorio. La giornata sarà dedicata non solo a Francesco Tontini, ma ad altri due amici che purtroppo ci hanno lasciato, Nico Giannotti e Claudio Marchi. Il ricavato andrà in beneficenza alle misericordie all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. A Lucca un nuovo servizio di genetica medica. Il centro di sanità solidale di Via dei Macelli si dota di un nuovo servizio, quello di genetica medica. La novità è stata presentata da Raffaele Faillace in rappresentanza del centro, Daniela Melchiorre, presidente della società medico-chirurgica lucchese, e dalla patologa e genetista Guglielmina Pepe, consulente dell'Università di Firenze, che avrà un ambulatorio al centro. Attraverso la genetica c'è la possibilità di individuare in anticipo l'insorgenza di determinate malattie. Un campo di applicazione già molto richiesto è quello dell'assistenza di coppie in periodo preconcezionale. È una cosa molto innovativa e molto importante, perché la genetica medica rivoluzionerà il mondo della sanità, della medicina e della sanità, perché ha una capacità predittiva in vari campi, dalla cardiologia all'ortopedia, alle malattie rare, eccetera, un po' in tutti i campi della sanità, e quindi avere la possibilità di una predizione specifica su eventuali malattie che possano venire fuori, o ereditarie o non ereditarie, è una cosa di grandissima importanza. Il centro di sanità solidale si avvarrà della collaborazione dell'azienda ospedaliera di Careggi, della Fondazione Monasterio di Pisa in Massa e di laboratori di analisi di alta qualificazione. Ovviamente il tutto secondo le finalità solidali del centro, gestito dagli Amici del Cuore, che garantisce prestazioni a basso costo per i soci dell'associazione e per i cittadini, con particolare riferimento a quelli in condizioni di disagio sociale ed economico. Il pagamento delle prestazioni, ha spiegato Faillace, serve per pagare i costi di gestione. Ora andiamo addirittura in Nepal, tutto pronto per la scalata decisiva della punta Yunchuli. Andrea Lanfri attende il bel tempo per tentare di salire in vetta. Sarà una settimana decisiva per l'ascesa alla montagna nepalese. Superati i test di acclimatamento, il giovane atleta lucchese, ragazzo lucchese, guarda con il naso rivolto all'insù la cima a 7300 metri, mettendo in campo la consueta grinta e voglia di rivalsa che aveva dimostrato anche sui campi di atletica. L'unico vero nemico per Andrea è stato il meteo, che non ha certo favorito la tabella di marcia di avvicinamento alla scalata fin sulla cima della montagna. Il rientro in Italia è previsto per il 6 novembre. Ed ora andiamo invece in Garfagnana, opere all'asta, soprattutto quadri, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas Garfagnana. Un'asta molto lenta, con possibilità di rilanci fatti anche nei giorni successivi. È quello che accade per aggiudicarsi una trentina di opere donate e messe all'asta appunto dagli artisti o proprietari a favore della Caritas di Castelnuovo Garfagnana. Infatti, a partire da domenica scorsa e fino a domenica prossima, 27 ottobre, si possono osservare le opere esposte nella sala Suffredini, apprezzarle e, se volete, potrete fare la vostra offerta sull'opera che più vi piace. Ci sono opere di importanti pittori, Emilio Bertoncini, Roberto Fiori, Facchini, ma anche di Sergio Suffredini e di molti altri bravissimi artisti locali. Noi abbiamo inteso fare questa iniziativa avendoci di base tre obiettivi. Il primo è quello di fare un'operazione culturale
nel senso di valorizzare gli artisti locali, di creare un luogo dove loro possano esporre tutti insieme, confrontarsi e crescere. La seconda ragione per noi è fondamentale, è quella di mettere al centro dell'azione delle nostre comunità i poveri. Noi vogliamo in qualche misura far comprendere alle nostre comunità che accanto a noi vivono persone che hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di molto aiuto, e quindi noi dobbiamo coinvolgere, responsabilizzare le nostre comunità di far riconoscere i poveri e di percorrere con loro un pezzo di strada. Il terzo obiettivo, che è elementare, è quello di trovare fondi per aiutare a sostenere le iniziative che noi facciamo in favore dei poveri che risiedono in Garfagnana. Questa è una bellissima opportunità per la comunità di Castelnuovo per fare del bene grazie al supporto di Caritas e di tutti gli artisti che hanno donato delle loro opere proprio per questo fine. Quindi un ringraziamento particolare a tutti i pittori locali che hanno donato le loro opere e in particolar modo un ringraziamento a tutti i volontari della Caritas per il servizio che quotidianamente fanno sulla nostra comunità, un servizio silenzioso ma importantissimo. Per cui ripetiamo, fino a domenica prossima la possibilità di visitare le opere in mostra e se vorrete fare un'offerta sapete che il ricavato andrà a favore della Caritas Garfagnana. C'è un'ultima notizia prima di chiudere: accrescere la conoscenza della struttura dell'Unione Europea e del suo funzionamento e delle principali tematiche di carattere appunto europeo. Questo è l'obiettivo del training di Understanding Europe 2019 promosso dal Parlamento Europeo dei Giovani che si svolgerà a Capannori nella sala del Consiglio Comunale da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Io mi fermo qui per quanto riguarda la prima parte del TG Noi Giorno. Tra poco, dopo la pausa pubblicitaria, ci sono le notizie sportive.